Il presidente dell'Uzbekistan, Islam Karimov, è stato ricoverato, lo ha annunciato il governo con un comunicato ufficiale, senza però precisare le cause, ma specificando che le cure necessarie richiederanno tempo. Karimov è stato a capo del Partito Comunista Locale dal 1989 e presiede l'Uzbekistan dalla sua indipendenza nel 1991. È stato rieletto lo scorso anno per un nuovo quinquennio con il 90,4% dei voti. Karimov, 78 anni, non ha eredi politici designati né figli maschi. Sua figlia maggiore non è più apparsa in pubblico dal 2014, quando era stata diffusa la notizia che si trovava agli arresti domiciliari. La figlia minore è ambasciatrice per l'Uzbekistan presso l'UNESCO a Parigi. Con 32 milioni di abitanti, il paese è il più popolato delle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale.